Band History, giunta alla 45esima puntata, sta per andare in onda con il vostro Gianluca, che vi parla in questa puntata della storia dei The Who, del gruppo londinese della Londra degli anni 60. E quindi apprestatevi, cari amici, ad ascoltare questo nuovo episodio in onda tutti i giorni, dal lunedì 26 novembre 2012 alla domenica 2 dicembre 2012, ogni giorno alla mezzanotte, alle ore 6 del mattino, alle ore 12 a mezzogiorno ed infine alle ore 18 alle 6 di sera, con l'ultimo appuntamento della giornata in corso, sempre rigorosamente orari italiani, CET, set Central European Time, qui su www.sciencewebradio.net. Bene, carissimi amici web radio ascoltatori, ancora un calorosissimo ben ritrovati qui dal vostro caro Gianluca, che vi dà il benvenuto per un'altra puntata di The Rock Band History, con la storia di un'altra storica band che ha fatto davvero grande il rock nei decenni ed ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo. E inizieremo a parlare dei The Who. Gli Who, questo storico gruppo musicale rock britannico originario di Londra, considerato tra le maggiori rock band del rock and roll di tutti i tempi, con oltre 100 milioni di dischi venduti. E prima di cominciare con la storia degli Who, dopo aver parlato nelle ultime puntate dei mitici Whitesnake, altro gruppo storico, ed inizialmente inizio anno dei Dire Straits, di cui sono fan dall'età adolescenziale, e della triade delle Zeppelin, dei Deep Purple e dei Black Sabbath, oltre ai Queen, adesso ci accingiamo a parlare di quest'altro gruppo. Mi dispiace, cari amici, sono sempre in Inghilterra, in Great Britain, nella Gran Bretagna, che sforna numerosi artisti, sempre nella Londra storica degli anni 60 e 70, che ha dato veramente il via a numerosissime rock band storiche e grandiose. Prima di cominciare, dunque, volevo ricordarvi i nostri contatti, che sono sempre in www.sciencewebradio.net, che è il nostro blog in cui potrete sempre scriverci, e poi la nostra pagina Facebook, in Facebook con Science Web Radio ci trovate come canale radio, e mi raccomando, anche lì potrete seguirci nelle dirette dei lunedì sera, mi raccomando, non perdetevele, con il sottoscritto, sempre Gianluca, ed il grande mitico Luca, con il grandioso Sayuz, sempre preziosi tutti e tre. E dopo vi ricordo che oltre a Facebook ci trovate, potete seguire con Twitter con il nome chiocciola Sayuz, tutto attaccato minuscolo, ci troverete e seguirete anche lì, e in YouTube con il nome Sayuz Radio, tutto attaccato minuscolo, troverete le cose che il grande mitico Sayuz carica, quindi troverete anche le puntate di The Rock Band History. Non vi perdete anche il modo di contattarci tramite, mi è piaciuto come ve l'ho detto, le nostre email, gli indirizzi di posta elettronica sono info@sciencewebradio.com, gianluca@sciencewebradio.com per chi volesse scrivere a me direttamente, e luca@sciencewebradio.com. Naturalmente ci potrete scrivere per qualsiasi cosa, richieste, per venire in trasmissione e partecipare alle nostre dirette dei lunedì sera dalle ore 22, o per richiedere anche al sottoscritto di avere la fortuna di parlare delle vostre band, rock band o associazioni o quant'altro voi facciate, e naturalmente richieste di qualsiasi tipo. Bene, ricominciamo dunque a parlare dei The Who, questa storica rock band che alle prime apparizioni dal vivo appunto aveva come line up nel 1964 quella storica, considerata davvero eccezionale, con Pete Townshend alla chitarra ed autore della maggior parte delle canzoni e dei testi, Roger Daltrey alla voce, John Entwistle al basso elettrico ed il grande Keith Moon alla batteria. E dopo un breve periodo da portabandiera del movimento mod inglese, gli Who raggiungono il successo nel 1965 con l'uscita dell'album My Generation, il cui omonimo brano si dimostra essere il primo inno generazionale di tutti i tempi, nonché uno dei pezzi ancora oggi più conosciuti e rappresentativi della rock band, oltre ad essere poi inserito nel 2004 nella rivista Rolling Stone come l'undicesimo, diciamo, brano in classifica nelle 500 più importanti canzoni di tutti i tempi.
Gli Who nel corso della loro carriera hanno piazzato ben 27 singoli nei primi 40 posti delle classifiche di vendita britanniche e statunitensi, oltre a raggiungere la top 10 con 17 album, ottenendo nel contempo 18 dischi d'oro, 12 di platino e 5 multiplatino solamente negli States, negli Stati Uniti. Gli Who raggiungono il grande pubblico a partire dal 1965 con una serie di singoli di successo, grazie anche alle trasmissioni radio, naturalmente di alcune radio pirata di oltremanica come Radio Caroline, tra i quali vanno ricordati I Can't Explain e Substitute, due brani davvero eccezionali. In A Quick One, pubblicato nel 1966, è possibile notare il progredire della tecnica musicale di Townshend verso la realizzazione poi di un'opera rock e naturalmente a carattere teatrale, che si concretizzerà poi nel famosissimo Tommy del 1969 e nella poi più matura Quadrofenia del 1973, anno mio di nascita, a cui dedichiamo i nostri ossequi, e da poco appunto ho anche compiuto gli anni, e nel cui film poi associato si fece notare un giovanissimo Sting. E del 1979 è anche un documentario sulla storia del gruppo dal titolo The Kids Are Alright, in Italia Uragano Who. Tra i protagonisti della Swing in London, l'influenza della loro musica si può notare nei contemporanei poi Beatles e Rolling Stones, un'onda lunga che va dai Led Zeppelin ai Sex Pistols e dagli U2 a poi agli Oasis, passando anche per i Pearl Jam. È particolarmente discusso l'inserimento degli Who all'interno del genere proto-punk, ovvero quella derivazione un po' del garage rock che a metà degli anni 70 porterà Ramones, Sex Pistols, The Clash ed altre band a creare il punk rock, ed in particolare il punk rock delle origini. La distanza stilistica degli Who con altre band appartenenti appunto al proto-punk è evidente, e tuttavia le innovazioni stilistiche apportate dagli Who al rock, soprattutto nell'uso della batteria, fanno propendere alcune fonti a ritenere che la band possa essere considerata come veramente importante rispetto al genere suddetto e di altro naturalmente genere più verso rock and rock and roll. Dopo la scomparsa di Keith Moon, del batterista morto nel 1978, e di John Entwistle nel 2002, Townshend ed altri continuarono a proporre dal vivo i loro brani più classici, accompagnati da Pino Palladino al basso e da Zach Starkey, figlio di Richard, meglio conosciuto come Ringo Starr, alla batteria. E vi posso garantire, cari amici, che sono stati strepitosi. Ho avuto la possibilità, la fortuna e l'occasione di vedermeli un paio di volte appunto nel decennio precedente, e sono stati dal vivo una cosa meravigliosa. Nel 2006 gli Who hanno pubblicato il loro primo disco, registrato in studio da It's Hard del 1982, intitolato Endless Wire, e nella lista dei 100 migliori artisti secondo il Rolling Stones appaiono appunto alla 29esima posizione, e tutti i membri della band fanno poi parte di una delle classifiche di questo famoso Rolling Stone, questa appunto questo magazine che ci parla delle classifiche di tutto quanto riguarda la rock band più famosa, i vari artisti e quant'altro. Bene, cari amici, e anche per questa volta è davvero tutto con The Rock Band History. Abbiamo iniziato dando un assaggio a questo famosissimo e grandioso gruppo The Who, dalla Londra degli anni 60. Procederemo nella prossima puntata di The Rock Band History con le cose riguardanti The Who e delle prossime puntate. Dal vostro Gianluca è davvero tutto anche questa volta. Mi raccomando, stay on time qui su Science Web Radio, in Science Web Network, che è anche Science Web TV, che ci trovate in www.sciencewebradio.net, che è il nostro blog, dove peraltro potrete sempre scriverci anche, vi ricordo, nelle dirette del lunedì sera dalle ore 22, e tramite le nostre email. Gli indirizzi di posta elettronica sono info@science.com, gianluca@science.com e luca@science.com. Mi raccomando, ci sentiamo alla prossima puntata, la settimana prossima. Be happy, be safe, don't let anybody make you and put you down, as always. Rock and roll forever, ciao a tutti e grazie, ciao!